veramente grazie. A questo punto io ho il piacere di presentarvi un cantante che a me piace moltissimo. Lei, scusate signori, sono costretto a intervenire come sempre. Spudoratamente grazie. No, assolutamente, il piacere glielo tolgo, perché è veramente una trovata infernale. Il cantante, addirittura suo marito, Gabriel Avanti. Un applauso per chi lo conosce. Dunque, caro Gaber, scusi se sono intervenuto, ma veramente io non credo alla televisione così finta. Ragazzi, dico... Dunque, innanzitutto una domanda. Sua moglie, che io ho conosciuto in questa televisione, è vero, molti mi dicono, ma perché c'è? Perché sua moglie, no? È quello che mi raccomandate, o no? Per favore, parlo solo io con Gaber. Allora? Mi hanno detto che fa la televisione... Mi hanno detto, la Colli fa la televisione perché è moglie di Gaber. No, è vero. Cioè, non è vero? No, anzi... Le dirò che sono io che a questo punto faccio la televisione per merito, anzi proprio qui è stato merito suo se sono venuto, perché non mi volevano assolutamente. Piccolo applauso di galanteria, molto bravo. Dunque, Gaber canta una canzone, si chiama... Ragazzi, per favore, dico la verità. Capisco che i vostri rapporti sono molto affettuosi, ma non qui. Allora, per favore... Allora, Gaber canta una canzone che si chiama Il Riccardo, canzone che io ben conosco, però l'ho sentita dalla sera in casa di Gaber, ve la consiglio, non lo so, la sentiamo, sì, per favore prendere la chitarra. Allora, canti con la chitarra, posso no. Dare del tu, sì, no. Ci diamo del tu? Sì, noi ci siamo sempre dati del tu, ma io fingo, insomma. Allora, cosa si deve fare? Perché ho questa chitarra? Sì. Te lo spiego. Avanti. Perché ho bisogno di un coro, e volevo che... Non so, tu puoi aiutarmi. Ti andrebbero bene i Cetra? I Cetra ci starebbero? No, sinceramente. Sì? Avanti i Cetra, allora! Non applaudire! Nome prestigioso, ma se lì i Cetra... Un applauso, che bello! Io ho detto non applaudire, invece... Allora, i Cetra, indubbiamente, coro, no? Fanno? Davvero? Dunque, poi ci sarebbero... Ah, dunque, tua moglie canta. Benissimo. Cioè, è una cantante. No, diciamoci la verità. Vabbè, dice lei benissimo. Poi ci sarebbero Cocchi Renato, l'ho già detto, deficienti, però qualche cosettina. Avanti, Cocchi Renato, avanti, ecco il porto. Allora, a questo punto io vorrei istruire i Cetra, anzi lo fai tu. Dunque ci sarebbe un ritornello, cioè lui canta sto Riccardo, no? Che è una canzone. È una... avanti. Sentire, ecco. Si fai sentire. Scusate. Da un attimo le spalle. Vabbè, fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca a biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Non è di grande compagnia. Ragazzi, ho l'impressione... No, Cocchi ha lo sguardo spento. Cocchi! Hai capito, giura, eh? Va bene, Cocchi non ha capito, un accidente, non si capisce. Transiamo, spostiamo. Allora, ti fidi? Facciamo noi. Oh, c'è da battere le mani. Se qualcuno del pubblico malauguratamente avesse l'idea di battere le mani, non lo facci! non lo faccia, perché poi veramente Gaber crede che facci sia la formula esatta. Avanti. Che noia anche al bar, che noia la sera. La sera vedersi qui al bar. Che noia anche al bar. Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità. L'infelicità. Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è il più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è il più simpatico che ci sia. Che noia anche al bar, che noia la sera vedersi più al bar. Che noia anche al bar. Entra la Ines. Con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera, non c'è santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà. Non risponderà. Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
diciamo il più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar. Che noia qui al bar. In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio, che noia la sera qui al bar. La sera qui al bar. Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, non è di grande compagnia. Ma è più simpatico che ci sia, che noi a che noi alla sera, la sera meglio si può fare.